Due anziane raggirate in 24 ore da finti tecnici dell'acquedotto. È accaduto tra Spresiano e Quinto e ora i carabinieri stanno indagando per accertare se si sia trattato degli stessi individui. A Quinto in azione stamattina un soggetto che in via Europa, con la scusa di controllare i rubinetti, è riuscito a farsi aprire la porta di casa da una pensionata di 84 anni, malgrado avesse sotto mano il volantino distribuito proprio dai carabinieri per mettere in guardia gli anziani dalle truffe. La malcapitata si è affidata rimettendoci 1.200 euro in contanti che custodiva in camera da letto. A Spresiano ieri mattina alle 10 lungo la Pontebbana in due avevano suonato alla porta di una coppia. Stesso escamotage, qualche chiacchiera di troppo con i malintenzionati che sono riusciti a scoprire che la padrona di casa, 87 anni, i preziosi li nascondeva nel frigorifero. Una fedina in oro, degli orecchini e una collana, il bottino per un valore di circa 2.000 euro. E ogni giorno ne studiano una di nuova e vediamo che anche nei comuni limitrofi adesso ci sono altri casi del genere. Chiaramente noi, unitamente alle forze dell'ordine, possiamo solamente fare un appello e invitare tutti quanti a non far entrare nessuno in casa a meno che non si sappia di chi si tratti. Qualora qualcuno si spacciasse per dipendente di un ente o di una società, si chiama l'ente o la società e si verifica. Nessun timore neppure a chiamare le forze dell'ordine, ribadisce il sindaco che oggi sul caso ha voluto incontrare il comandante della stazione dell'arma di Spresiano, Luciano Raffaelli. Ad Arcade era stato il suo collega Domenico Presti, ieri ad avvisare tutti con un post su Facebook del tentativo di raggiro subito da due sorelle ottantenni in via della Mola. Ad agire un uomo con in testa un berretto con la scritta Carabinieri. Una delle due anziane si è insospettita mettendolo in fuga urlando.